Sono 503 in più le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.896 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 648.897 soggetti per un totale di 691.819 tamponi eseguiti. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 883 più 11 rispetto a ieri. I ricoveri sono 486, dei quali 38 in terapia intensiva. I guariti sono 37.427 più 146 all'ultima rilevazione. I casi confermati sono così suddivisi: Cosenza 229, Catanzaro 66, Crotone 78, Vibo Valentia 43, Reggio Calabria 87. Gli attualmente positivi sono 11.789. In Calabria si registra un certo scetticismo nei confronti del vaccino AstraZeneca, lo riferiscono fonti della Task Force della Regione per l'emergenza Covid. Al momento, fanno sapere dalla Task Force regionale, non abbiamo dati ufficiali su quanti hanno rinunciato ad AstraZeneca, ma dai nostri punti di osservazione nei vari centri vaccinali della Calabria o da comunicazioni per canali ufficiosi ci arrivano segnalazioni di rinunce a questo vaccino, in percentuali comunque ancora non alte, dell'ordine del 10, massimo 20%. Comunque riscontriamo delle perplessità tra i calabresi determinate anche dalla contraddittorietà delle informazioni che negli ultimi giorni si stanno susseguendo su AstraZeneca. Anche questa confusione è un fattore che alimenta una certa tendenza alla rinuncia da parte dei cittadini calabresi che devono vaccinarsi con AstraZeneca. Una delegazione di sindaci di comuni della provincia di Cosenza ha attuato un presidio davanti alla sede della Regione Calabria a Catanzaro per denunciare una serie di ritardi e di disservizi della campagna vaccinale. I primi cittadini presenti al sit-in rappresentano 80 sindaci del Cosentino che hanno scritto una lettera appello indirizzata tra gli altri al commissario ad acta della Sanità Calabrese Guido Longo e al presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì. Ai nostri microfoni abbiamo sentito alcuni sindaci presenti alla manifestazione. Noi ci hanno dato la possibilità di poter vaccinare gli over 80, far vaccinare gli over 80, però per quanto riguarda le categorie dei fragili e poi le altre fasce d'età, così come viene dettato dal DPCM, tutto bloccato. Sembra veramente che siamo arrivati al paradosso perché nella stessa regione Calabria si adottano, insomma, diversi criteri. E questa, insomma, la rabbia che abbiamo e per il quale, insomma, vogliamo chiedere al commissario come mai si utilizzano diversi criteri e nella provincia di Cosenza sembra quella, diciamo, che sta subendo in maniera mortificante e umiliante questo diritto che è il diritto alla salute, è il primo diritto, insomma, dal quale praticamente devono essere uguali per tutti. Durante il sit-in, un gruppo di sindaci è stato ricevuto dal commissario ad acta della Sanità Calabrese Guido Longo. Ai nostri microfoni, il sindaco di Cariati, Filomena Greco. Ci hanno dato rassicurazione che gli over 70 e i fragili verranno vaccinati all'interno dei centri vaccinali dei comuni che sono stati predisposti dai comuni. Per quanto riguarda il funzionamento della piattaforma, gli abbiamo chiesto di mettere a punto delle cose che non vanno e gli abbiamo chiesto anche i criteri. Lì non siamo stati molto soddisfatti perché la distribuzione dei vaccini dovrebbe avvenire per il numero di abitanti delle varie province e per l'organizzazione dei centri vaccinali. La provincia di Cosenza penso che a livello di centri vaccinali portati avanti dai sindaci, battaglie portate avanti dai sindaci, sia abbastanza eccellente. Per quanto riguarda la popolazione, penso che siamo la provincia più grossa che c'è nella regione Calabria. I vaccini purtroppo non arrivano, c'è un problema di approvvigionamento dei vaccini da parte del nazionale, speriamo che si risolva questo problema. Sono arrivati con i loro furgoni e hanno attraversato Corso Mazzina a Catanzaro per protestare con i clacson a disteso contro la chiusura dei mercati rionali che a causa della pandemia non sono più stati riaperti a pieno regime dallo scorso marzo. È andato in scena nel capoluogo la protesta di un centinaio di ambulanti che hanno deciso di manifestare aderendo alle iniziative che in questi giorni si stanno tenendo in tutta Italia. Partendo dal centro storico di Catanzaro, poi il corteo degli ambulanti è arrivato davanti alla sede della cittadella regionale. È inutile che
ci pigliamo per i fondelli. Risorse zero, lavoro zero, stiamo solo a casa. No, noi vogliamo lavorare e chiediamo immediatamente che si mettesse a conoscenza dell'autorità nazionale con un'ordinanza specifica, come l'hanno fatto per la trattatura dei cani, la facessero per noi. Noi non siamo in centri chiusi come i centri commerciali, siamo all'aperto. Quindi non so perché siamo solo noi portatori di virus. In questo momento sono gli ambulanti settore no food e i ristoratori portatori di virus. A questo punto noi vogliamo o in una maniera o in un'altra lavorare. Se loro entro la fine di questa settimana non ci daranno garanzie che noi da martedì, da lunedì torneremo al lavoro, beh, ci vuol dire che non saremo più 50 ma saremo 500 e poi Dio lo sa quello che può succedere. Dopo una breve attesa, una delegazione di ambulanti è stata ricevuta su mandato del presidente facente funzioni Spirlì dal consigliere regionale Filippo Mancuso. La delegazione degli ambulanti è appena scesa dopo aver incontrato il consigliere regionale Filippo Mancuso. Ci sono novità? Sì, ha chiamato il presidente Spirlì dove ci ha rassicurato in parte. Dice che in questo momento sono in riunione con gli altri presidenti delle altre regioni per discutere la problematica ambulantato. Da qui da pochi giorni avremo qualche notizia. Eventualmente, se questo poi non basta e rimarranno le cose così, noi faremo comunicazione alle prefetture e da martedì, mercoledì inizieremo a montare ugualmente. Poi vedremo quello che succede. Grazie. Ci aggiorneremo con voi. Grazie. È necessario applicare anche in Calabria il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro. È quanto affermano i segretari generali di CGL, CISL e UIL Calabria, Angelo Sposato, Torino Russo e Santo Biondo. Sono due atti, spiegano in una nota, che marciano nella stessa direzione: garantire la massima sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e imprimere una forte accelerazione nella campagna vaccinale di massa, necessaria per frenare l'espansione del Covid-19 e raggiungere nel più breve tempo possibile l'immunità di gregge. Ma soprattutto sono due protocolli che si fondano su una determinante opera di cooperazione fra tutti i soggetti interessati. Fly, Fai e Uila Calabria, nel rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia, terranno presidi unitari davanti a ciascuna delle prefetture calabresi sabato 10 aprile dalle ore 10 alle ore 12. I segretari regionali Bruno Costa, Michele Sapia e Nino Merlino saranno presenti al presidio che si terrà davanti alla prefettura del capoluogo di regione e al termine della protesta si recheranno insieme dal prefetto, al quale consegneranno un documento unitario con le richieste del sindacato da far pervenire al governo. Lo stesso documento verrà consegnato dai segretari provinciali e prefetti di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza e Crotone. Dopo l'incontro con il prefetto, Costa, Sapia e Merlino terranno una conferenza stampa davanti alla prefettura di Catanzaro, nella quale spiegheranno in maniera dettagliata i motivi della protesta e le rivendicazioni del sindacato. È ulteriormente peggiorato nella settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che si è fermato a 607, lo rileva il monitoraggio settimanale elaborato dalla Fondazione Gimbe attraverso l'analisi legata ai parametri dell'andamento dell'epidemia, delle forniture e della somministrazione dei vaccini. Oltre alla soglia di saturazione, nello stesso periodo di tempo i posti letto in area medica occupati al 47% della capacità da pazienti affetti da Covid-19, i posti di terapia intensiva riservata ai pazienti più gravi e con maggiori difficoltà sono occupati al 24%, ancora al di sotto della soglia di saturazione. Per quanto concerne la vaccinazione, la percentuale di popolazione calabrese che ha completato il ciclo è pari al 5-6%. Siamo ormai giunti all'esasperazione, le manifestazioni di queste ore sono solo la punta di un gigantesco iceberg fatto di rabbia, disperazione e paura. Nella nostra regione questa situazione ha ormai assunto l'aspetto di una tragedia e lo diciamo senza tema di smentite. Le piccole imprese, i commercianti, gli ambulanti, i lavoratori del turismo, i ristoratori sono con l'acqua alla gola, pur comprendendo le necessità derivanti dal rischio contagio. Non è possibile rimandare oltre opportune azioni che devono arrivare dal governo centrale, anche attraverso la sospensione di iniziative
costose dirottando denaro dove necessita. Lo afferma in una nota il segretario generale dell'UGL Calabria, Ornella Cuzzupi. La questione adesso, dice la Cuzzupi, non è tanto ciò che dovrà essere fatto per recuperare il perduto. Il problema è cosa fare nel mentre si attende quel domani. Una nefasta sinergia tra mafia e colletti bianchi, senza l'apporto dei quali le prime difficilmente avrebbero potuto far fruttare al massimo le frodi fiscali nel settore degli oli minerali. È quella portata alla luce dall'operazione Petrolmafia S.p.A., nella quale sono confluite quattro inchieste condotte rispettivamente dalle DDA di Napoli, Roma, Reggio Calabria e Catanzaro, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust, e che ha portato al sequestro di beni per circa 1 miliardo di euro e all'esecuzione di 56 ordinanze di custodia cautelare e 15 fermi. Dalle indagini è emersa, riferiscono gli investigatori, la gigantesca convergenza di strutture e pianificazioni mafiose originariamente diverse nel business della illecita commercializzazione di carburanti e del riciclaggio di centinaia di milioni di euro in società petrolifere intestata a soggetti insospettabili, meri prestanome. Sul versante delle indagini sull'Andrangheta, l'indagine avviata nel giugno 2018 dalla DDA di Catanzaro, quale prosecuzione dell'operazione Rinascita Scott, si è incentrato sulle figure di alcuni imprenditori vibonesi attivi nel settore del commercio di carburanti, ritenuti espressione della cosca Mancuso di Limbadi e collegati alle articolazioni Bonavota, Anello e Piscopisani nel vibonese, Piromalli, Italiano e Pelle nel Reggino. Nella giornata di mercoledì ritorno a scuola in presenza per allievi di asili, elementari e prime classi delle medie anche in Calabria, zona rossa fino al 21 aprile. Didattica a distanza per le altre classi della scuola dell'obbligo e per le medie superiori. Continuiamo ad ascoltare le voci e le opinioni di genitori e cittadini calabresi in merito alla riapertura, seppur in parte, della scuola. Ci sono le condizioni di sicurezza comunque per voi genitori? Guardi, io sono stato sempre dall'avviso che avrei continuato a distanza, anche e soprattutto per le fasce di questa età, perché paradossalmente più piccoli sono, magari nella loro gioventù, nella loro esuberanza, riescono anche a controllarsi di meno. Quindi io avrei continuato sicuramente con la didattica a distanza. I presupposti ci sono, siamo a zona rossa. Chi dice però che i ragazzi, i bambini in questo caso, insomma, con la didattica a distanza perdono una fase della loro crescita? Pongo una domanda, forse è meglio perdere qualche mese di didattica e non perdere la salute, guarda. Forse non ci stiamo rendendo conto di quanto è pericoloso contrarre il coronavirus, sì. Forse non ci stiamo rendendo conto, forse lo viviamo distrattamente. Pensiamo che sia una cosa che possa colpire gli altri e non noi. Invece è così pericoloso. Ma io, pur di non far rischiare una mia figliola, le farei perdere addirittura un anno di scuola. E con la dedizione, devo dire, di tutto il personale insegnante, le quali da casa, da scuola verso i bambini a casa si prodigano come se ce l'avessero davanti, avrei continuato regolarmente la didattica a distanza. Il Tribunale di Cosenza ha disposto il dissequestro di Piazza Bilotti. Lo ha reso noto il sindaco della città Abruzia, Mario Chiuto. All'area urbana vennero apposti sigilli nell'aprile dello scorso anno nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Catanzaro. Il dissequestro riguarda la parte diversa dall'area museale e corrispondenti spazi superiori e inferiori, come delimitati dalla transenatura apposta per impedire l'accesso al pubblico. È stato necessario un po' di tempo, ma alla fine Piazza Bilotti, ha affermato Chiuto, è stata restituita ai cittadini di Cosenza. Non possiamo che essere felici e accogliere con soddisfazione il provvedimento di sequestro del Tribunale, che ringrazio per aver dato corso alle istanze che il Comune aveva rappresentato. Quel che è importante oggi è che Piazza Bilotti sia restituita dopo quasi un anno alla città e che dopo tutte le vicissitudini che ha attraversato torni ad essere fruibile quasi nella sua interezza, eccezione fatta per l'area museale e per alcuni spazi ad essa corrispondenti. Un operatore TV, Michele Porcelli, di 55 anni, è morto cadendo in un dirupo. Michele Porcelli, nativo di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, era impegnato a realizzare con l'ausilio di un drone un servizio a buon vicino per conto della C. A un certo punto il drone è rimasto impigliato tra i rami di un albero. Porcelli, scendendo lungo il dirupo per cercare di recuperare il drone, ha perso l'equilibrio finendo sul fondo del burrone. Immediati ma inutili soccorsi. Profondo cordoglio per la scomparsa di Porcelli è stato espresso dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria,
Giuseppe Soluri, a nome di tutto il Consiglio e dal Presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, ai familiari e ai colleghi dello sfortunato operatore. Venerdì sarà il giorno della verità, si deciderà dopo il giro di tamponi entro le 15 e si saprà se Juve Stabia Catanzaro in programma domenica 11 aprile alle ore 15 verrà disputata o meno. Tutto sembra andare nella direzione del rinvio, ma non si escludono sorprese. Attualmente il Catanzaro ha 12 contagiati tra staff tecnico e calciatori. Dopo il giro di tamponi, la società di Noto deciderà se usare il jolly a disposizione per chiedere lo spostamento della gara o scendere invece in campo regolarmente. Ad ogni modo, la squadra prosegue negli allenamenti e si tiene pronta per l'eventuale disputa della sfida di domenica, importantissima in quanto si affrontano quarta contro quinta, divise da 6 punti. Inoltre sono le due squadre più in forma del momento, assieme alla capolista Ternana, già promossa in B. Fuori causa Mister Calabro, ma per semplice squalifica, se si dovesse giocare è pronto il tecnico Alberto Villa per sostituirlo, come già accaduto a Torre del Greco. Intanto il difensore Riccardo Gatti è intervenuto in diretta radiotelevisiva su RTC. Crediamo nel terzo posto, ma vogliamo giocarci le nostre chance anche per il secondo posto, affermato durante il programma sportivo condotto da Mario Mirabello. È un gruppo questo che, al quale non servono molte parole. Io già respiravo negli spogliatoi che c'era l'attenzione giusta e si voleva solo entrare in campo per dimostrare e per vincere. Quindi eravamo già, diciamo, sul pezzo. No, beh, il gruppo sicuramente è unito, secondo me su questo non c'erano dubbi. Ma noi cerchiamo di arrivarci nel migliore dei modi, adesso cerchiamo di vincere le ultime partite e penso che prima di guardare i playoff appunto bisogna guardare queste ultime quattro partite perché sono importanti per la classifica e è importante il posizionamento e poi si vedrà, penso che abbiamo un gruppo esperto e penso che arriveremo nel modo migliore per affrontare quelle partite fondamentali.